Guerrieri di Luce, io sono Valerio e benvenuti anche oggi in una nuova puntata della Curiosità del Giorno. Che cosa parleremo oggi? Oggi vorrei rispondere a una domanda che cos'è lo psicopompo? In realtà la domanda più corretta sarebbe chi è lo psicopompo? E partiamo dal presupposto, intanto andiamo ad analizzare la parola psicopompo. Ovviamente è una parola greca che vuol dire psico sta per anima e pompos ha il significato di condottiero, di colui che manda. E quindi da qui nasce il vero e proprio significato, che è quello di colui che conduce, che manda, che porta le anime nel mondo dell'aldilà. A livello sciamanico, lo psicopompo si chiama anche colui. È più comunemente chiamato colui che accompagna i defunti e quindi è colui che si occupa dell'accompagnamento dei defunti. È considerata a livello sciamanico la guarigione, una delle guarigioni più importanti e più elevati a livello spirituale. E perché c'è bisogno dello psicopompo nella visione sciamanica per accompagnare le anime dei defunti? In realtà non c'è bisogno per tutte le anime, perché l'evoluzione normale è quella di andare nella dimensione a loro destinata, no? Però, secondo la visione sciamanica, in alcune circostanze l'anima dei defunti rimane intrappolata nella dimensione terrena. E questo a volte capita sia per le morti violente, improvvise e particolarmente traumatiche, sia perché sono gli stessi familiari, no? Che trattengono lo spirito del defunto perché non sono pronti a lasciarlo andare. E quindi le due cause principali perché queste anime non percorrono il loro naturale percorso e arrivano nel luogo a loro destinato sono queste due. E queste anime che rimangono intrappolate nella dimensione terrena, rimangono in una sorta di limbo, no? E quindi per loro è come se non ci fosse né spazio né tempo e vivono in un perenne stato confusionale. Ovviamente perché non sanno di aver abbandonato il corpo, non sanno di essere morti e pensano ancora di essere in vita, di essere nella vita normale. E purtroppo però queste entità per rimanere ovviamente in questo limbo, per vivere, diciamo così, usiamo questo termine, per vivere in questo limbo, hanno bisogno di attingere a delle energie e quindi si nutrono proprio delle energie o dei familiari che gli stanno intorno o dei luoghi dove vivono. E perché questo avviene? Questo avviene perché ovviamente nella Terra, nel mondo dove noi viviamo, il mondo, quello che noi chiamiamo il mondo di mezzo, ci sono delle energie più basse, c'è un livello di energia più basso e quindi rispetto a quello che troverebbero nella loro dimensione, dove dovrebbero andare, e quindi ovviamente per avere energia attingono questa energia dai luoghi o dalle persone. E ovviamente se queste persone, qual è il problema di queste persone se non effettuano il loro passaggio naturale dopo la morte verso la dimensione a loro proposto? Il problema è che questo avrà un impatto negativo, la loro permanenza qua avrà un impatto negativo su, come abbiamo detto, sulle persone e quindi sui familiari e sui luoghi dove loro abitano. Infatti, spesso capita di non riuscire neanche a vendere una proprietà proprio perché gli acquirenti, quando entrano in questi luoghi, si sentono a disagio, avvertono un senso di malessere quando visitano questa casa. E quindi, proprio perché questi luoghi sono abitati ancora da delle entità che non hanno fatto la loro evoluzione normale. E quindi qual è il compito dello sciamano? È quello proprio di prendere quest'anima e accompagnarla mediante un rituale, mediante delle procedure che lui conosce, accompagnarle verso l'aldilà. E
e quindi di traghettare proprio quest'anima dei defunti verso l'aldilà. E questo viene fatto, lo fa lui insieme ai suoi spiriti alleati, solitamente ha degli spiriti preposti proprio per questo tipo di guarigione, perché non è altro che una vera e propria guarigione. Quindi effettua il suo viaggio, va in trance, va a conoscere, va a incontrare, più che conoscere, perché li conosce già ovviamente, va a incontrare le sue guide e con loro si occupa di effettuare questa guarigione. La cosa particolare è che quando quest'anima viene accompagnata oltre il varco, quello che gli sciamani chiamano il varco, quindi diciamo nell'aldilà, per usare un termine comprensivo, viene proprio accolto solitamente da altre anime che lo accolgono, e queste solitamente sono anime degli antenati, sono spiriti degli antenati che hanno la funzione proprio prima di tutto di far fare al defunto l'ultimo passo per accedere a quella dimensione, perché ovviamente il defunto, come abbiamo detto, è in uno stato confusionale, quindi non vorrebbe andare in questa dimensione, quindi ovviamente gli antenati aiutano a fare quest'ultimo passo. Perché dobbiamo portarlo in questa dimensione? Prima di tutto perché in questa dimensione è la sua dimensione, e poi perché solo dopo aver passato la soglia, e quindi essere andato, oltrepassato il varco, lo spirito del defunto troverà la pace, troverà la gioia, la serenità a cui aveva rinunciato per rimanere in questa sorta di limbo, no? E la cosa interessante è che questa guarigione ha una duplice valenza, sia perché si cura ovviamente l'anima del defunto, e quindi è una guarigione sul defunto, ma è anche una guarigione per le persone che sono ancora in vita, quindi per i familiari o per chi abita un luogo, chiamiamolo tra virgolette, infestato da queste entità che ancora non hanno lasciato la dimensione terrena. E diciamo che il lavoro dello psicopompo solitamente tradizionalmente si deve passare ovviamente un mese dal decesso della persona, questo perché per l'evoluzione normale ci sono dei tempi tecnici, chiamiamoli così, in cui l'anima deve rendersi conto che ha lasciato la vita terrena e quindi deve andare nell'aldilà. Questo però varia da culture, ci sono, come ho detto, minimo un mese, ci sono culture 3 mesi, culture 9 mesi, questo cambia un po' da cultura a culture. Anche nella mitologia, per esempio, ci sono dei personaggi, delle divinità, che sono considerate divinità psicopompo, ve ne cito solo due o tre, così per conoscenza, che sono Anubi, Hathor, Hermes, Ecate, Yama per l'India, per esempio, questo solo per fare alcuni esempi. Odino, di cui ho anch'io la maglietta. E niente, anche la puntata di oggi termina qua. Penso e spero di avervi dato una nozione interessante, perché spesso si sente questa parola, però poi non si conosce, non si capisce che cos'è e da dove deriva. Io, come sempre, vi lascio con il mio solito saluto, che è quello di darvi un grande bacio e un grande abbraccio, e vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, tutte queste cose. Io vi saluto, ciao, alla prossima, ciao!